tutti ragazzi, come state? Spero bene, eh? Allora, oggi vi propongo la pasta fatta in casa, a modo mio, sempre a modo mio, naturalmente. E farò un formato che conoscete tutti indistintamente, però lo farò con questo impasto. Andiamo con gli ingredienti, ragazzi. Allora, farina 0, farina rimacinata 2, uova, parmigiano, vino. Direte, il vino e cosa ci deve fare? Vino bianco frizzante, naturalmente. Naturalmente c'è da dire anche un'altra cosa, che il vino per che cosa serve? Per ubriacare la pasta, non è vero? Praticamente dà l'elasticità alla pasta, te la fa lavorare bene per le forme che gli vuoi dare. Ok, procediamo. Farina rimacinata, mischiamo le due farine. E voilà. Facciamo sempre un bel casino perché è giusto, dai, il bello è quello. Yahoo! Praticamente, mia figlia ride. Allora, facciamo un bel buco, dai, è questo buco. Mettiamo parmigiano, mettiamo il vino, le due uova e voilà! Ricomponiamo tutto, mettiamo un pochettino a posto e poi andiamo a lavorare. Guarda che belle uova gialle, 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 gialle. Queste sono proprio adatte per fare la pasta. Mischiamo prima. Molti ci danno con la forchetta. Invece, siccome a me piace sporcarmi le mani, bisogna che ci do con le mani. Poi amalgamiamo, prendiamo tutta la farina e voilà, e via. Dopo, se vi serve dell'altra farina, perché molte volte le uova non sono dello stesso peso della farina e naturalmente cosa succede? Succede che possono risultare più umide, allora voi aggiungerete della farina. La nostra pasta è pronta. Ho creato un panetto così e voilà. La chiudiamo, la lasciamo riposare una mezz'oretta. Dopo mezz'ora la andiamo a lavorare. Riprendiamo la nostra pasta. Ormai è pronta, ha riposato e andiamo a lavorarla. La tagliamo in tre parti, così, e formiamo dei bigoli. Io non so se sapete che cosa sono i bigoli, comunque un filoncino lungo, lo tagliamo un altro po' perché sennò dopo viene troppo grosso, viene. E formiamo come dei serpenti lunghi, 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 lunghi. Allora, qui abbiamo fatto un altro bigolo. Praticamente, allora, siccome la pasta la sentite asciutta, io in questo momento la mia pasta è un pochettino asciutta, no? Perché comunque la farina rimacinata un pochettino la fa, asciuga un po' la pasta. Io mi aiuto con un pochettino di acqua. Prendo due dita, faccio così e continuo a lavorare. Questo qui è un metodo che comunque è infallibile perché comunque fa sì che la pasta vi scivoli e vi si arrotola tranquillamente, senza problemi. Li uniamo, ok? Lo tagliate così, ci devono stare tre dita, ok? E voilà, così, 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 vado avanti, ok. Ve ne faccio vedere un pochettino, naturalmente, non dopo il resto lo farò. Allora, io faccio così, vieni un po' più vicino che lo facciamo vedere. Faccio così, con le tre mani, e voilà! E questi sono i cavatelli. E voilà! Vedete? Guarda che bella! Guarda qui, guarda, guarda che bei cavatelli. Però, siccome questi qui si fanno con la pasta rimacinata, con la farina, scusate, con la farina rimacinata, praticamente
io ho voluto fare una cosa diversa. Ho voluto fare. Ho fatto un po' e un po'. E, però è perché vengono più gustosi. Vengono. Vedete ragazzi? Guarda che bella roba, guarda. Yuhu! Allora, adesso nel frattempo che l'acqua bolle, i miei cavatelli sono pronti, io vado a preparare le cime di rapa. Allora, tolgo solo la parte più dura, tolgo solamente la parte più dura, così, e lascio le cimette interne e le vado a lavare. Allora, li stiamo lavando per bene. Gli do ancora un'altra lavata. Gli ho messo il bicarbonato, un pochettino di bicarbonato, se eventualmente dovesse avere qualche insetto o qualcosa, e in più lo disinfetta. Ok, mettiamo un pochettino di sale nell'acqua. Ok, accendiamo anche la luce perché sennò non vediamo, e mettiamo giù le nostre cime di rapa. Allora li lasciamo cuocere per una decina di minuti, per una decina di minuti, e poi andiamo ad aggiungere i cavatelli a metà cottura delle cime di rapa. Nel frattempo prepariamo l'intingolo che ci va dopo. Vieni pure. Qui ho uno spicchio d'aglio, dell'acciuga, filetti di acciuga, peperoncino, olio e basta, che adesso andiamo. Ok, intanto accendiamo il fuoco sotto. Mettiamo abbondante olio, schiacciamo il nostro aglio e lo aggiungiamo lì. Mettiamo 2-3 granelli, dopo dipende voi come vi piace piccante, io ne metto 3 di peperoncino. Aspettiamo che soffrigga un attimino e poi aggiungiamo l'acciuga. Il nostro olio con l'aglio e il peperoncino è pronto. Mettiamo giù le acciughe, bastano 2 filetti di acciuga. Vieni un po' più vicino che facciamo vedere l'acciuga che soffrigge, così, guardate. Io dopo cosa faccio? L'acciuga la schiaccio un po', che così si amalgama con, spengo e tolgo l'aglio in eccesso. Nel frattempo le cime di rapa sono a metà cottura, butto giù i miei cavatelli, vieni più vicino così fai vedere, all'incirca 10-11 minuti e sono pronti, anche meno. Allora, scoliamo i nostri cavatelli. Ok, e voilà, vai. Ok Johnny, buttiamo giù e voilà, togliamo tutto e voilà. Guarda che bella roba, oggi se magna. Adesso facciamo l'impiattamento, perché comunque l'impiattamento è la cosa fondamentale. Spegniamo, mettiamo il nostro piatto, via. Ok, così. L'ultima sorpresina, ricotta salata, e voilà, e il piatto è pronto. Ciao ragazzi! Mua!